Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Vai Radio TV pure sopra Facebook di Giardatano. Ciao a tutti e bentornati alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Grazie, grazie al pubblico, grazie, grazie. E il pubblico che non c'è, questi sono applausi registrati l'anno scorso quando siamo andati in onda, appunto. Vabbè, addirittura, grazie, grazie, grazie. Kino Zomba, grazie, grazie, grazie. Grazie, troppo buoni, grazie davvero. Cristiano, glielo devo dire che non ne Sanremo o lo lasciamo? Ciao Silvia, ciao, buongiorno. Ciao Renato, Silvia, ciao. De Sandi, ciao, ciao Tiziano Gonnella, ciao Federico Semplice e un ciao a tutti quelli che ci hanno seguito ieri sera, siete stati tantissimi. Sì. Eravate 11 milioni che rispetto ai 22 di molti anni fa, voglio dire, sono calati, perché chiaramente negli anni si sono sono nate altre TV, quindi altri canali. Quindi lui viaggia anche nel tempo, capito? E certo, è normale. Ma non stiamo andando in onda su Facebook? CSCIS? Siamo... A noi risulta. Risulta? A me no. Vabbè, CSCIS, vabbè, si vede che sto avendo problemi. Allora, come siete stati di sera? Vi è piaciuta la prima serata del festival? A noi non ce ne frega niente, nel senso che noi comunque abbiamo cominciato lunedì a parlare del festival, di quello che è successo negli anni, perché vi ricordiamo che Sanremo è iniziato nel 1951 e quindi stiamo parlando di tutto quello che è successo all'interno di questa kermesse musicale. Però ci vogliamo divertire ancora di più, cioè completiamo un po' questo viaggio nella musica del passato, nei conduttori, nei valletti, nelle edizioni che vi sono piaciute, ma parleremo anche delle edizioni più brutte. E poi, siccome siamo curiosi, vogliamo sapere se siete d'accordo con la classifica di ieri, quali sono le vostre tre canzoni e tre esibizioni. Io ne ho un paio, e secondo me tra le due ci sarà una vincitrice. Non lo voglio dire adesso, magari. Stai facendo Fox, Paolo Fox? No, non ci penso proprio, perché ogni cosa che dice Paolo Fox non si avvera, anzi. Vabbè, vogliamo continuare. Iniziamo subito. Con il tema di ieri. Allora, per completare un po' il tema di ieri, noi eravamo andati un pochino avanti con i balletti, ne avevamo menzionati un po', ti ricordi? Abbiamo parlato di tutti quelli che i primi comici che si sono interfacciati con il pubblico di Sanremo, insomma, abbiamo fatto una piccola carrellata. A un certo punto ci sono stati, c'è stato nel 97, abbiamo detto, Piero Chiambretti, ti ricordi? Certo, Piero Chiambretti, la Marini sul Chiambretti palco, con Valeria Marini, sì. Esatto, un'edizione condotta da il carissimo, bravissimo, eccezionale Mike Bongiorno. Invece nel 99 c'è stato Renato Dulbecco, ti ricordi? Fabio Fazio sceglie come valletta Letizia Cassà. Sì. E poi Renato Dulbecco, un biologo che aveva vinto il premio Nobel per la medicina nel 1975, quindi una scelta un po' controcorrente che ha bissato l'anno successivo, credo, sì. L'ha bissato sempre Fazio con la scelta di Teo Teocoli e Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, certo, sì, me lo ricordo. Buonanima. Beh, Teocoli, che è sempre stato uno showman straordinario. Esatto. E infatti, c'è da dire che ha portato tutti i suoi personaggi all'interno del festival. Poi, vabbè, che fine ha fatto Teo Teocoli? Lavorava, perché voglio dire, un po' come tutti quanti stiamo bloccati, tranne quelli che, voglio dire, stavano ieri al festival. Va bene. Allora, Renato, abbiamo una telefonata. Una telefonata. Pronto, chi è? Pronto, buongiorno, Ellen. Ciao, Ellen. Siamo qui. Renato, è stato bellissimo. Più o meno l'hai visto la sua presentazione di Fiorello,
di Lorenzo per te, di FedEx. Bello, è stato bellissimo. Ti è piaciuta una canzone, Ellen? Fino alle 2:30. Ellen, ti è piaciuta una canzone? Fede è quella, la Loredana per te e i due che stanno vincendo, nuove. Quindi vince Loredana per te, secondo te? Io stavo parlando, mi hai visto dietro le quinte. Ho visto. Loredana per te, quindi, i due nuovi e Fede, bella, la Fede. Bella veramente. Quindi chi vince secondo te Sanremo? A me è. Chi vince secondo te Sanremo? Oggi lo facciamo ascoltare, ma non si fica ancora la mente. Ma chi vince secondo te Sanremo? Due giovani o Fede. Ed è ancora iniziare oggi la seconda giustamente parte. Va bene, grazie Ellen. Ciao. Allora sparte bene, sì. Spedito, non sente, non io senti, credo che non... La gente voglia anche parlare un po' di quello che è successo ieri. Nel frattempo, certo, ti faccio ascoltare un po' di messaggi. Ascoltiamoli. Figa, che chi significa kermesse? Oh sì, cioè, proprio tu che sei dalla Madonnella, non sai che vuol dire kermesse? Vabbè, ma lui non è radical chic, e quindi ho capito. Non lo so, Michele, tu sei radical chic, faccelo sapere, insomma, con un vocale scrivi, o chiamaci. Scrivi. Allora, kermesse, proprio questa manifestazione, no? Che si tinge un po' di varietà, di musica, con la gara canora, credo racchiuda in sé tutti questi molteplici significati. È un prefabbricato, no? Praticamente prefabbricato. di tutte queste cose. Quindi praticamente varietà, musica, balletto, lambada pure, perché ieri sera avete visto quel momento in cui Fiorello con Amadeus ha tirato in ballo questo ballo. Eccetera. Allora Renato, prima di andare avanti, io poi mi sono messo nei panni loro ieri sera, perché cioè, non è facile per un artista condurre una kermesse come Sanremo senza pubblico, cioè non è assolutamente facile. Infatti io volevo mettermi nei panni loro più che altro per le terrorisi che hanno preso, ma solo per quello, perché voglio dire non è semplice, insomma, stare lì senza pubblico. Vabbè, andiamo avanti con il tema della giornata. No, ti prego, giornata. Continua a parlare del tuo tema preferito della giornata. Pensavi solo ai soldi. E Michi e Bici. La vuoi finire? Allora. Servono i soldi, Noi, è un anno che possiamo siamo fermi. Possiamo parlare di Sanremo, Santa Cunegonda? Certo, di Sanremo. Allora quali sono state, secondo voi, le edizioni del festival più brutte in assoluto? Ecco. A tal proposito, facciamo un piccolo riassunto. Non a tal proposito, perché l'edizione di ieri è stata brutta, per carità. No, però siamo curiosi anche di sapere un po' che cosa ne pensate. Certo. A proposito dei valletti di ieri, c'erano due valletti d'eccezione, un uomo e una donna. Ibrahimovic, che non ho capito ancora perché hanno messo quello, che ha fatto queste battute, Madonna santa, scricchiate. Diciamo che ha cercato di sfoggiare un po' di autoironia. Ognuno perché deve fare di il proprio mestiere, si dicono Silvia. Tante cose. E lo so, però è bravissimo come calciatore, è facile su calciatore. Però diciamo che già l'anno scorso avevano chiamato Cristiano Ronaldo non a fare il valletto, ma siccome c'era la compagna, l'hanno invitato sul palco a palleggiare un po'. Io avrei fatto andare molti artisti che stanno fermi da un anno, sinceramente. Contribuito. Signore e signori, Renato Ciardo ha deciso polemica di Sanremo. E avrei contribuito dando lavoro poi alla fine a gente che sta ferma da un anno. Tutto qua. C'era anche la bella, bellissima Matilde. Il cognome in questo momento ce l'avevo a mente e mi è... Matilde che andata. Molti non hanno riconosciuto. Infatti molti hanno detto ieri, ma chi è che è? Questa attrice non è vero che è una socia, è un'attrice che sta lavorando parecchio. Ha esordito in un film con Stefano Accorsi qualche anno fa, era una ragazzina quando ha iniziato. De Angelis ci scrivono: grazie amici da casa che mi aiutate in questo momento difficile, ho qualche problemino di memoria. E diciamo che Matilde De Angelis ha tra l'altro macinato pellicole in pochissimo tempo e ha partecipato anche a una serie
TV americana, The Undoing, con nel cast c'erano Nicole Kidman e Hugh Grant. Pensate, quindi insomma, infatti ieri ha mostrato proprio anche tra le sue varie doti. Mi scrivono anche L'Isola delle Rose, film stupendo. Grazie, sì. Domenico, che ci sta seguendo da casa. Sì, una bravissima attrice. E devo dire che ieri è stata molto sciolta. Anche diciamo, si è lanciata con battute. Quindi, anche quando hanno fatto quella gag sul bacio. Sul bacio, certo. Quindi i balletti di ieri, nel senso, promuoviamo lei, bocciamo lui. Anche se lui, abbiamo detto, cercava di essere più che altro un po' autoironico, perché di Ibrahimovic si dice che è proprio una testa calda, che sia molto ego riferito, e quindi secondo me gli autori hanno puntato a quello. Io più che lui avrei messo, sai chi come balletto? Mi scrivono anche che c'era la De Angelis, era anche presente nel video di Tommaso Paradiso. A me. Grazie. Stavo dicendo che al posto suo avrei messo come balletto, sai chi? Chi? Cassano. Visto che mo si parla di Bari sempre, in qualsiasi cosa, nelle fiction, Fiorello ha fatto una battuta ieri nella conferenza stampa dicendo che ha fatto il militare a Bari, eccetera. Okay. Avrei messo Cassano per chiudere il ciclo, insomma. Sì. E se avessero messo Cassano, là sarebbe... A ridere! Avrebbero avuto un audience che non capisce, secondo me. Quindi, allora, nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi che ti faccio ascoltare. Ascoltiamo, se sei d'accordo. Ascoltiamo i messaggi. Ciao Silvia, ciao Renato, sono Francesco D'Andria. Ciao, Francesco. Le esibizioni che mi hanno colpito di più ieri sera sono state quelle di Alisa e Francesco Rengo. Rengo. E consentitemi di dire, maschio. Fiorello, ieri sera era un fiore. Ma do a ridere. Ciao, ciao. Ormai fanno tutto da soli. Sono autosufficienti. Risposta di Michele della Madonnella. Sì. Io in realtà sono un radical chic un po' anomalo, nel senso che sto fuori, lo devo dire, Renato, alla pizzeria al semaforo con la peroni in mano. La pubblicità. Bello. No, pubblicità in un messaggio. Mo ci manda due pizze qua, magari stasera. Va bene, andiamo avanti, altri messaggi. Sì. Buongiorno dalla vostra Chicca. Allora, un'edizione che a me non è piaciuta per niente è stata quella del 2006 condotta da Giorgio Panariello. Perché? Non mi è piaciuta. Perché? Non è piaciuta. Comunque, perché? Di canzoni della classifica, allora, mi sono piaciute Fedez e Francesca Michelin. Noemi, che stavano con la carta igienica tra un asta e l'altro. Come non posso dire, Alisa, che perché? È bellissima la canzone. Secondo me vince Alisa perché la canzone per è stata scritta da lui, dal mio Gigi, che questa sera andrà all'Ariston. Allora, sarà come ospite. Sei contenta, Chicca? Con degli artisti. Va bene. Va bene, ciao, grazie. Ciao a tutti, buon pranzo. Ciao. Sì, Alisa ieri che si è presentata al festival con le unghie comprate dai cinesi e aveva il tubo della marmite qua dietro. E infatti ha menzionato anche Noemi. Noemi ma che dimagrita! Ma è dimagrita grazie al suggerimento di un dottore che abbiamo qua in foto. Prego, eccolo qua. Noemi vince Sanremo. Ecco. E queste sono le cose. Non c'è da aggiungere altro. Che fare, no. Queste sono le cose che faccio io a casa quando sto. No. Questa è la canzone di Noemi, giusto? Ma Silvia, vogliamo parlare invece dell'esibizione di Achille Lauro di ieri sera? Che ha fatto una canzone dove a un certo punto sembra... Non è in gara, è l'ospite! Sembra che dica Santa Michè. Io mo volevo fare questo paragone. No, non si può fare perché sarebbe una bestemmia. Questa differenza, perché io conoscevo un altro che si chiamava Achille, che ha partecipato a Sanremo moltissimi anni fa, e quindi volevo mettere... Così, para pari, Achille Lauro con Achille Togliani. Vediamo qui, mi dispiace per quelli che ci stanno ascoltando in radio, però vabbè, stasera c'è la replica, potete vedere. Beh, abbiamo in pratica un'immagine dell'esibizione Achille Togliani, di Achille Lauro, l'ha messa a confronto con un'esibizione di Achille Togliani. Quindi stiamo parlando del 52 o 53...
come anno con il 2021. Uno dice vabbè, uno dice cambiano, oppure vedi c'è Achille Lauro. Quindi il costume di Achille Lauro di ieri è liberamente ispirato al personaggio del corvo, cos'era quello? Eh sì, era il corvo. Il corvo interpretato da Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo. Beh sì, in effetti sì, le piume sì. Poi vabbè, c'è da dire che hanno giocato molto con le piume, perché quando è andato via, sì, poi Achille Lauro, le hanno raccolto. Fiorello le ha prese. E Slammi Singar. Ok, abbiamo un po' di messaggi, vado? Vai, ascoltiamo i messaggi. Ciao Silvia, ciao Renato, sono Giusy. Per quanto riguarda i balletti uomini, io mi ricordo che c'è stato l'anno di Gabriel Garco. Certo. Anni fa come balletto. Sì, sì. Dove in realtà non fu poi così male, anche se lui è stato molto criticato. Sapeva far autoironia. Sì, non l'ha avuta. Ma soprattutto si è fatto prendere in giro senza fare tanto l'offesa. Ecco, ha saputo giocare su questo. Sì, sì. Ricordo questa doppia che ha fatto poi sempre sul palco con Nino Frassica. Bellissimo. Fu molto carino, nonostante bellissimo. Lo prendeva pesantemente anche in giro. Vabbè, io c'ho un debole per Nino Frassica, perché è un grande, ha questo nonsense. Tant'è che anche se mi sto sforzando, mi ricordo di lui, però non mi ricordo chi lo conduceva quell'anno. Cioè, vedi, mi è rimasto più impresso lui, vedi, che il conduttore. Il conduttore mi sa che per era... Per quanto riguarda invece Sanremo di ieri, mi sono rimaste impresse. Giussi, questo è un gang sia di Arisa che di Achille Lauro. Va bene. Che ho pensato... In realtà ho provato io dolore per loro per quando si fanno i bidet. Beh, vabbè. Proprio lunghe. Ho capito, ma queste sono finte. Comprate dai cinesi. Pure tu puoi andare dai cinesi e metlogne. Le onghie. Io comunque, tornando al brano di Achille Lauro. No, volevo. Titti, ce l'abbiamo per caso. L'ha mandato prima mentre stavi parlando. Sembra che dica. Santa Michè. Non ci importa come salva. Aspetta. Santa Michè. Salvami te. Santa Michè. Giussi, era condotto da Carlo Conti. Santa Michè. Salvami te. Santa Michè. Renato, di pronto? Immagino fuori dalla chiesa tutti qua. Santa Michè. Pronto, chi è? Pronto, ciao Jerry. Ciao Jerry, buongiorno. Allora, oh, un termine barese, come si dice a Bari, un termine fessimo, ma mettevano a me a fare io la vallè. A te? Guarda, se hai una foto, mandacela, così vediamo come sei fatto. Madonna, ma... E in base alla foto... A destra, io a sinistra mia moglie. In ogni caso, la canzone più bella che a me mi è piaciuta, che ha prospettato futuro e speranza di questa vita bella, sono un poeta. Assai. Quello, Loredana Bertè. La Bertè. Che poi, tra virgolette, non siamo andati al suo paese nativo. Sai qual è il suo paese nativo? Qual è? Bagnara Calabra. Bagnara Calabra. Provincia di Reggio Calabria. Ho capito. Va bene. Ma quando ci per dei che te non sapevano mangiare, ci va chi la vuoi, mangi il tuo braccio, mangi tu la cozza, chi la linguina in Calabria, e uno va e dice queste cose qua. Va bene. Ciao caro. Ciao Jerry, grazie. Allora, bene, Renato, ci sono un po' di messaggi. Giussi che continua. Ah, ecco, vedi, era Carlo Conti. Io mi ricordo di Gabriel Garco, mi ricordo benissimo di Nino Frassica, che anch'io adoro. Però ecco, Carlo Conti non me lo ricordavo proprio. Va bene. Ci sono altri messaggi di Giussi? No, cari ragazzi, cara Silvia, caro Tonio. Renato, Tonio. Nicola da Noi Cattaro, Enrico Cassano fu ospite della Clerici quando presentò lei il festival con quella bella gonna tutta rossa. Ma io l'avrei fatto tornare. Perché lei disse un mio grande amico e lui venne tutto, mi pare, in smoking, eccetera. Quindi è già stato a Sanremo. Ciao. Ma io comunque l'avrei fatto tornare, perché volevo dire... Il Cassano nostro non si dimentica mai. Vabbè, ci sono altri buongiorno messaggi. Buongiorno a tutti. Ciao. Gian Maria, dimmi. Renato, Cupo. Complimenti per la tovaglia posta nel gilet. A ridere forte. Secondo me la canzone di Annalisa l'ho capita poco, però è un'ipotetica vincitrice.
secondo me, allora, dai, riproponiamo Caramella di Leo Leandro. Bellissimo, ragazzi, ce l'abbiamo. Gurt sta fissa ormai nel PC. Caramella, anche tu mi fai schifo sempre la mattina, io quoto quello. Io comunque, Silvia, siccome ieri sera abbiamo visto un po' tutti quanti quando hanno presentato Achille Lauro, volevo farvi vedere Alessandra Bucci come è rimasta dopo che ha visto e ha sentito la canzone di Achille Lauro. Voi sapete che Alessandra Bucci di solito c'ha un ordine nella sua pettinatura. A ieri sera stava da Xe, guarda. Cioè, Achille Lauro è riuscito a sconvolgere anche la capigliatura della Bucci. Alessandra Bucci, non ci riescono le intemperie, vento, vedete pioggia, vedete fenomeni quella, atmosferici quella serie vari? di ciuffi che fuoriescono dalla montatura. Infatti dei, Renato dei Turbato l'ha fotografata, l'ha immortalata proprio perché era sconvolto. E ho detto, Alessandra, ti siamo vicini. Infatti poi mi ha dato il messaggio, oh, c'è Cici, no, ho sentito la canzone di Achille Lauro. Ho detto, ehi, ma tutto questo, sì, sono rimasta così traumatizzata. Santa Miche, tutti insieme, Santa Miche. Fuori dalle chiese, no? Questa è Santa Miche, Santa Miche. Renato, quindi quando si farà di nuovo la sagra della Zampina, era quella del nostro la sagra della Zampina, Damiano, San Michele. Di San Michele, metteranno questa canzone. Okay. Tutti quanti a mangiare la carne, vai! Santa Miche, Santa Miche, Santa Michele. Telefonata. Pronto, chi è? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao. Ciao. Chi sono sei? Carmela. Carmela, ciao, buongiorno. Allora, Carmela, stiamo parlando... Il momento più bello... Del festival di ieri sera... Cioè sono state le scarpette rosse. Le scarpette rosse? Quadrate. Ah, va bene, fa parte comunque sempre dello show. No, le hanno messe lì per il discorso del femminicidio, della violenza sulle donne, quindi simbolicamente la Bertè poi ha anche detto al primo schiaffo denunciate, giustamente. Infatti, giustamente. Va bene, senti, ma c'è un'edizione del festival? E poi che ho pensato quando hanno cantato. Chi? La canzone di Luigi Tenco che piace tanto a Silvia. Grazie. Questa sono qui e perché ti voglio bene. Chi la cantava questa canzone? Sono bellissime. Chi la cantava questa canzone? Luigi Tenco. No, anche lui, però Luigi Tenco. Ci fu una donna che la cantò pure. Chi era? Te lo ricordi? Sì, aspetta. Vilma? Goic? Vilma Goic, te l'abbiamo detto, ma non sei. Sì. Vilma Goic, che faceva coppia con il grande Edoardo Vianello. Ma quando, come la canta Luigi Tenco, infatti, non la canta nessuno. Ma non concordo, è vero. Senti, Carmela. Senti. Un abbraccio, grazie. Ciao, Carmela. Questa sera sono qui. È perché ti voglio bene. Però io avrei ascoltato quella di Tenco. No, meglio quella mia. È perché tu hai bisogno di me. Anche se non lo sai. L'anno prossimo Yasha Sanremo a fare una bella figura. E a condurre ci sarà proprio lui. Pippo Baudo per me. Grazie, questo applauso unico. Chi lo sta facendo? No, Tiziano ha campionato un po' di applausi. L'applauso di uno solo. Va bene. Sta ridendo moltissimo, Tiziano. Lo so. Allora, abbiamo un po' di messaggi, vado? Vai. C'è sempre Giusy che continua. Allora, Giusy, non dirci fare. Lauro, con quell'outfit, insomma. Più si è rifatto out a un film molto bello che si chiama Velvet Goldmine e vi consiglio di vederlo, che è veramente molto bello. Sì,
Madonna, mi è arrivata una notizia adesso, Silvia. Che è? Abbiamo appena saputo che il corteo storico quest'anno di San Nicola non si farà. Io lo farei comunque, senza pubblico. Vabbè, bisogna verificarla come notizia. Andiamo avanti con il non messaggio. Si farà. Buongiorno ragazzi. Allora, un festival che io ricordo in malo modo, che è stato bruttissimo. Qual è? Nel 91, presentato da Andrea Occhipinti e Edwidge Fenech. Ma fu una tragedia. Comunque io farei partire una raccolta firme per l'anno prossimo per farlo presentare a te Renato e a tua moglie Silvia, ma sai che a ridere forte. Un abbraccio a tutti e grazie per quest'oretta di spensieratezza grazie che a ci voi. Fate passare grazie a voi grazie ma che carini. Eccolo qua, vedi sulla Gazzetta c'è scritto corteo storico in quarantena. Il Covid, cancellata la sagra di maggio. Ah, quindi è proprio certa sì, questa sì, notizia. È certissima. Stamattina non avevo ancora letto. La pandemia infetta il corteo storico. Ma secondo me si può fare tranquillamente, Silvia, il corteo storico. Senza pubblico. Tanto mo si usa. Soli. Sì, soli soli. Fai una cosa, senza pubblico. Basti hai i soldi. Fai quello che sola. Vuoi. Sì, sì. Io direi al sindaco De Carlo, fallo lo stesso il corteo. Solo però non mettere il pubblico. Capito? Certo. Perché tanto la fai così, la colpi sembra da tu, quindi secondo me puoi farlo tranquillamente. Oggi c'è polemica nell'aria. No. Allora, l'edizione più brutta della lunga storia del Festival di Sanremo, secondo Qual è? Molti giornali e molti siti, è quella del 1975. 75, andiamo. Ci fu, a ritroso. Guarda, ti ho dato proprio un fascicolo a seccia. Sì, un fascicolo a seccia. Praticamente, brutti, questa edizione ci fu lo sciopero delle grandi major, quindi delle grandi case discografiche, e arrivarono una sfilza di canzoni nella kermesse. Perciò fece schifo quell'anno. Non ti dico. Allora. Quindi l'Italia in quel periodo è preda dei mini assegni e la crisi petrolifera manda tutti in giro a piedi, insomma, quindi diciamo che la Juve vince il suo 16° scudetto, la pallacanestro la 4ª Coppa dei Campioni, Fellini vince il 4º Oscar con Amarcord, Toni la 4ª Coppa del Mondo di sci alpino, Dulbecco e Montale si aggiudicano il premio Nobel e a Sanremo vince Gilda con Ragazza del Sud. Ce l'abbiamo la canzone di Gilda, Ragazza del Sud? Però Gilda, Renato, è di Biella. Di Biella? Sì. Quindi sta Ragazza del Sud. E giustamente, una di Biella. Esattamente. Ecco, nel cast davvero pochi nomi noti, ok? Però, ecco, è stato fatto quindi un po' all'arrangiata e che ti devo dire, Renato? È un conducono po' alla Sprite. Mike Buongiorno e Sabina Ciuffini. Ma le tre serate sono diffuse solo per radio, la TV accende le sue camere solo per la finale, pensa e l'hanno persino cancellata dagli archivi, cioè proprio lo non so, si può trovare so. Niente. Allora, tra i brani abbiamo Scarafaggi. Scarafaggi, che è? Di Goffredo Canarini. Me li sento camminare tra le dita. Poi c'è un ottimistico. Ma sembra un misto tra Don Bacchi e Adriano Celentano. Sì, ma hai sentito il testo? No. Ti sento camminare tra le dita. Camminare tra le dita. Mi spaccio. Ogni notte così. A mezzanotte Scarafaggi. Sono simpatici, mi fanno compagnia. Mi sa che ragazzi. Però è bella sta canzone. Cioè, a me piace. Ti piace? È un po' antica, il però. Il testo ti piace? Vabbè, è anche del 75. Questo chi è? Sola in due. Di ascoltare i tuoi silenzi. Leila Selli. Ma che c'è Stevie Wonder e l'armonica a bocca? Sicuramente, certo. Il 75 è proprio sicuro, l'ho chiamato. Allora, Renato, Però dire è bello, che, non è male. Non ti dico, dobbiamo andare in pubblicità, poi al rientro continuiamo col medley delle canzoni meravigliose del 75. Va bene, pubblicità, ci vediamo fra poco. Non andate via, eh? Il ciardatano.
ciardatano. Oh, bentornati al Festival di Sanremo 2021. Grazie, no, grazie. Bentornati al gentile Ciardatano. Pubblico, grazie che non ci stanno solo queste poltrone. Di mente che ci stanno ascoltando. Guarda, mo dico una cosa, il pubblico ride. Sì. A ridere forte. Mannaggia la miseria. Va bene, allora parliamo del festival. Vuoi ridere di più? Aspetta, fammi dire un'altra battuta. Giallo morì senza assaggiarlo. Però devi partire prima, perché sennò poi non va. No, ma la devono capire. La gente non è stupida, se ne accorge. No, la devono capire la battuta. No, sono belle quelle trasmissioni dove mettono queste risate finte, Silvia. Bellissime, sì. Proprio. Renato, abbiamo un ascoltatore in linea da un po'. Pronto, chi è? Pronto? Penso che un sogno così non ritorni, non ritorni mai più. Chi è, Pupo? Mi dipingevo la faccia e i capelli di blu. A ridere. Buongiorno. Gelato al cioccolato. Io te l'ho ridato. Gelato al cioccolato. Quando è dimagrito, sta lanciato. Allora. Ma perché volevi far vedere la tovaglia in più? Certo, giustamente. Ti voleva omaggiare, Pupo. Ci stiamo preparando per sabato, per il picnic. Allora, ascolta. Dimmi, caro. Domenica la foresta mercadante si va per il picnic. Sì, però non sappiamo ancora. Metti che cambiano, metti che da gialli diventiamo arancioni. O arancioni. No, rossi. No, dai, ti credi. Ma se dipendesse da noi, figurati, io metterei zona bianca. Così c'è il corteo storico a maggio. Vuoi finire? Comunque, dimmi. Ho fatto una sintesi di questa canzone perché mi è rimasta impressa. L'anno che la cantarono Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Beh. Duettarono cosa, non mi ricordo in che anno e quale Sanremo. Sanremo. Il titolo te lo ricordi? È quella di Domenico Modugno. Volare nel blu dipinto di blu. Allora, se io ti dicessi il titolo di una canzone sempre scritta da Modugno, Piove. Sì. Piove. Come fa la canzone Piove? Piove, aspetta un attimo. Domenico Modugno ha sempre messo i titoli che con il resto della canzone non c'entravano nulla. No, c'è la frase piove, sì, il piove. Problema è che rimanevano impresse altre ma parole. Ma piove, no? Piove sul nostro amore. E quindi? No, ciao, io comunque di Domenico Modugno che lo seguivo tantissimo, mi piacevano altre canzoni. Questa è la canzone. La conosci sicuramente. La ricordi, eh? E poi per no, questa no. Possibile. Tutto è possibile. Non conosci questa, scusa. Cioè, se io facessi così. Ciao, ciao, bambina. Ah, questa sì, così iniziamo. Questa è Piove, Gianmaria. Questa è Piove. Prego, figurati. No, cioè, mi sembrava strano che tu non potessi conoscerla. Va bene, va bene. Senti, ma ti è piaciuto ieri sera il festival? Ovviamente, secondo il mio parere, ovviamente certo. Sanremo non è Sanremo senza il calore del pubblico, però posso dirti che l'hanno gestita abbastanza bene. Eh sì, perché poi non è facile. Certo, non è facile per un artista fare spettacolo perché senza pubblico. Esatto, certo. Perché ovviamente anche l'emozione che ti porta a cantare su quel tipo di palco è a cantare, il ma anche a dire fatti. Guarda Fedez, cioè, non è facile. L'ha terrorizzato. Fedez stava proprio... Tant'è vero che hanno messo questa carta igienica. Secondo me dovrebbero eliminare un po' di pagliacci, tipo Achille Lauro, che secondo me... Sta dicendo bravissimo? Mia madre. Ah, tua madre. Perché a lei piace Achille Lauro. Mi piace molto Achille Lauro. Senti, è il gruppo che ha suonato. Silvia, come si chiamano quelli dove c'è lui che è Bono, c'è il cantante? I Maneskin piacciono signori, a mamma tua. I miei preferiti di ieri sono loro. I Maneskin. Sì, buoni, bravissimi. Ti sono piaciuti? Sì, però. Che c'è il cantante che è Bono. Il cantante, il batterista, che le calate plenga. Il cantante è Bono, no, vabbè, è una cosa che vedono tutte le.
anche voglio dire, come si chiama, Noemi. Noemi, canzone, ma visto come è dimagrita Noemi. Sì, però gli sono rimaste le ciambelline. No, gli sono rimaste un po' di ciambellini ai fianchi. Ma Chicos, ma c'è pure tu, ciambellini. Peccato, Noemi. Ciao, Carlo. Va bene, ciao, grazie. Allora, ciao. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ascoltiamo un pezzettino. Lion. Lion. Cioè, vedi, proprio. Cassa. Andamento lento, ho scritto pagine, vieni, pagine, vieni con me, oh, vieni, vieni con me, oh, ce l'ho, giuro, eh. Adelaide, 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 vieni a presa a me, boom, boom. Va bene, andiamo avanti. Grazie, Tiziano. Allora, torniamo al tema della puntata. Oggi è tema così, eh. Cioè, sì, 1975, chalet. Stavamo facendo un medley e Tiziano si stava divertendo moltissimo perché ho notato che gli sono piaciute molto queste canzoni. Io però Titti deve fare la richiesta assurda, no, la richiesta di quelli che secondo me potrebbero vincere il festival, ovvero Pio e Amedeo, che si sono presentati ieri sera al festival travestiti da come si chiamano? No, da Colapesce e Martinucci, no, come si chiama qua? Con la pesce, Di Martino e con la pesce. A me piace il pezzo, anche perché c'è di tutto dentro. C'è Uri Iglesias, Mattia Bazzar. Sì, sì. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. La valigia sul letto. Parole senza mistero. Io, sai che chi altri mi sono piaciuti molto? Chi? I Poma Pose. Cioè, con i capelli di Limahl della storia. Quella è lei che se li taglia i capelli, senza specchio. Infatti, qua dietro erano lunghi. Questa è la canzone? Resta qui. Mi ricorda un brano americano. Brano americano? Se inverno è soltanto. Che poi non era neanche il caso di scrivere, perché ho letto molti, molti commenti ieri di gente, vabbè, non è giusto cantare se così faccia a faccia, il pubblico. Quelli è un pubblico sa... No, ma a prescindere, i due, vabbè, lì fanno tamponi ogni 72 ore e lo credo so. Anche che i Coma Cose siano una coppia anche nella vita, quindi sono estremamente congiunti. Coma Cose? Come? Cose? A ridere forte, vai, sigla! Tu sei la mia. Beh, vabbè, basta adesso. Simpatia. Senti. Simpatia. Beh, possiamo tornare al 65. Simpatia. No? Ah. Perché volevamo parlare delle farfalle che avevi in testa ieri, Orietta Berti. No, La Bertè. Orietta Berti vedremo stasera, la Bertè, se le metteranno delle luminarie. Le luci di Natale in testa, infatti, come hai scritto ieri sera. Il presepe proprio, sarebbe bello vedere, sai, il presepe, giustamente, con l'antichità della Berti, con le luci. Anche se ieri ho letto una battuta simpatica, avevano scritto, gli metteranno le barchette, sai. Giustamente, finché la barca va, lasciano andare. Allora, a proposito del 75, una canzone partecipò ascoltiamole tutte, che stiamo ascoltando adesso La paura di morire, che è molto timida, che non è Battisti, questa chi è? Anna Gloria. Poi non è che va fatta la domanda ipocrisia su fine affatto, chi è Anna Gloria? Questa chi è? Ipocrisia. E il titolo, lei come si chiama? Angela Luce? Gettare l'acqua e avere tanta sete. Qui c'è una storia molto divertente che è legata al pezzo Amore mio. Era una canzone sospetta di non essere inedita. Non fa in tempo a essere squalificata perché gli uffici per depositare l'esposto quel giorno erano chiusi per sciopero. Ehi, mi rimetti un attimo l'intro della chitarra che mi è venuto in mente, sai quei chitarristi anni 70? Se gusti. No, su una corda. Però ricorda. Che poi suonavano così, con la manetta e maniche corte, vedere i muscoli. Facendo...
Soffo. Va bene, possiamo cambiare brano, Silvia, grazie. No, stiamo scoprendo un plagio. Qua sembra una canzone dei cartoni animati. L'abbiamo cinese. Presa, aspetta. L'abbiamo trovata? Secondo noi è questa, eh. Sentiamola. Vita, io sarei lì già. No, quella di Baby K, aspetta. Baby K, eccola qua. Kiss Me Licia. Esatto. Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano, prego. Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Per caso. Giorno di pioggia, Andrea e Giuliano. Vabbè, però ha copiato Cristina D'Avena. Va bene. Ci scrivono, anno top il 75 e il 74, fesso è bello. Quanti gruppi. Ma vedi, nel 74, Silvia. Che cosa vuoi? Quindi, quando sono nato 74? Io. Vedi. Non a caso, il conduttore del festival del 74 fu Corrado. Corrado Mantoni, però aspetta, fammi vedere le vallette, chi tra le vallette chi c'era nel 74, non ce li ho qua, va bene. Ce l'hai dove dice 74, che l'ha condotto, credo. 74, dunque, amatissimo conduttore televisivo, ma anche attore, cantante e paroliere, Corrado Mantoni. Dunque, la corrida fu però protagonista anche una bella edizione, no, non lo dice. Dice che c'era soltanto lui, perché forse voleva stare da solo. Senti Renato, abbiamo pubblicità? Gabriella Ferri. Farinon. Gabriella? Sì. Ah, sì? Sì. Chi l'ha fatta Gabriella? Gabriella Farinon. Sono tan che non la vediamo. Che cosa avevi detto prima? Pubblicità? Per caso? Va bene, pubblicità, rimanete lì, Il ciardatano. Ciardatano. Bene, allora Renato, abbiamo una telefonata in attesa, la vuoi prendere? Vai, pronto, chi è? Pronto? Renato, buongiorno Silvia. Ciao caro, come stai? Bene. Hai visto Sanremo ieri? Sarebbe un sì, immagino. Sì, ho visto Sanremo. Quale canzone ti è piaciuta di più? Niente, Renato, niente. Bene, andiamo avanti con la trasmissione. Ciao Luigi, allora andiamo avanti. Sì, Silvia, mi mandi per favore il pezzo di con la pesce di Martina. Ti sei fissato? Io quando mi fisso soffo. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Parole senza mistero. Posso farti ascoltare un po' di messaggi? Già immagino questa canzone da maggio in poi. E allora con questa canzone facciamo un applauso a Michele, il giorno della sua prima comunione. Con Titti che metti i dischi. Ma perché? Secondo me può passare questa canzone. È vero. Brava. Sì, ma non mi ricordo il di Max Gazzè. Ecco, sì. Na 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 le donne del mondo. Come si chiama, ragazzi? Aiutateci. Di Max Gazzè. Come si chiama quel pezzo? All'interno di oh, arriva Paolo di questa canzone. No, Paolo non c'è, sta in bagno. Non c'è, ok. E all'interno della canzone ci sono tantissimi brani. Come un concorrente di Sarabanda. Paolo, sì, ogni sì. Tanto la so. Sì. Tutte le giacche del mondo. Va bene. Allora andiamo con i messaggi perché mi dispiace, poi ci dicono che non li ascoltiamo. Vai. Buongiorno ragazzi. Ciao. Se stasera sono qui. Duomo. E perché vi voglio bene. Bene, non bene. No. Bene.
Ma? Buongiorno ragazzi, sì, oggi sono qui. Ah, aveva sbagliato. E perché vi voglio bene. Cancellare il messaggio, no, eh? E perché voi avete bisogno di noi. Certo. Allora, ieri sera ho visto, sono Rosanna. Rosanna, ho visto il festival. Quello che mi è piaciuto di più è stato Fiorello, l'uscita di Fiorello. Poi la ragazza, la De Santi, la De Santi, come si chiama? Silvia, tu stavi ieri là al festival. Si vede proprio che ha le doti d'attrici. Attrici? D'attrice. Assai, tante. Ah, un po' e di la canzone che mi è piaciuta, per quello che ho visto, perché poi me ne sono andata a sonno, dei due ragazzi che avevo... Al sonno. I due nuovi ragazzi. Arissa non mi è piaciuta. Arissa? Assolutamente. Con quel tubo dietro alla coda. Sì, clamarmente. E quindi quei due ragazzi che hanno cantato, quello col costume verde e col costume azzurro. Hai visto? Di Martino! E con la pesce! Beh... Ragazzi, vai. Ci sentiamo. Ciao. Perché ho voglia di niente. Dai, tutti a ballare. Anzi, leggerissima. Pio e Amedeo. Parole senza mistero. Vado con gli altri messaggi. Cioè, parlo Pio e Amedeo veramente. Vediamo che piove. Beh. Ciao, ciao, bambina. È stata anche la sigla di Sanremo 1989. Quella... Sì. Quella bruttissima edizione in cui ci sono stati quattro figli d'arte, tutto torna. Sì, è vero, sì, è vero. Ma infatti ne abbiamo già parlato. Vado con altri messaggi. Ciao ragazzi, sono Angelo, buongiorno. Del 75, per quanto riguarda Sanremo, non conosco un bel niente. Ma... Però la cosa certa è che del 1975, 6 marzo, sabato prossimo, è nato Lucio Dalla. Il sottoscritto. Ah. E quindi tanti auguri a me. Un abbraccione. Auguri. Stavo comunque dicendo, con Silvia... la pesce, fantastica, il pezzo dell'estate. Che poi con la pesce... Signora, spegni interruttore. Ha finito. Madonna! Dicevo che con la pesce mi ricorda, sai quelli che venivano a casa che ti portavano la busta della spesa? Chi è? Signora, sono con la pesce. Non sappiamo se è con la pesce di qua. Di dov'è con la pesce, Silvia? Tu lo sai? No, non lo so, ma era questa la cosa che avevo urgenza di dire. Questa. Con la pesce. Mia nonna andava a un macellaio che si chiamava... Madonna, avevo un io nome domani simile. Non la scrivo la puntata, andiamo completamente sì, a braccio, te lo dico, sì, perché dai. È proprio inutile, ci sono un sacco di alberi che vengono poi tagliati per produrre questi fogli, quindi anche no, è vero non che noi li ricicliamo, però... Certo. Va messaggio? Bene. Vabbè, col bianchetto poi si può Solarino, fare. Con la pesce cantante viene da Solarino, adesso dobbiamo scoprire dov'è Solarino. Signora, sono quello della spesa, sì, con la pesce. La signora che dice da dove vieni? Sono sì. Siciliani, scrive siciliani. Un nostro amico da casa. Con questi due costumi, color pastello. No, comunque... Secondo me Benjamin Kiss. Io voglio sentire Maneskin, perché non è giusto che metti le canzoni solo che no, e vabbè, lui, devi eh? Mettere giustamente. Sì, si accontenta un po' una persona, un po' l'altra persona. Vado col messaggio? Vai. Ciao, sono sempre Luigi da Corato. Vi ricordate quell'anno che uscì non so cosa, fu un colpo grosso di Sanremo. Barry White con la sua orchestra, Love Limited Orchestra, con la sua canzone famosa Sweet Matt Summer Sweet. Col Moog, che allora era una cosa rara. Il Moog, bellissimo, cioè, il mini Moog. Non so l'anno quale fu. Ciao. Ciao, grazie. Barry White, che partecipò al festival come ospite sicuramente. Vabbè, mo vediamo credo se la troviamo. Sì, può essere, sì, può essere sì, no, figurati. Insomma, verificheremo. Va bene. Questi sono i Maneskin. Uè. Poi dice che non li mette. Li mette. Allora, classifica di ieri per i brani, insomma, che si sono esibiti. Annalisa primo posto, Noemi secondo posto, Fasma. Sta per fantasmagorico? Sì, potrebbe essere. La Micheline Fedez, Renga mamma me. Scusate, ma lo devo dire, io la canzone non l'ho capita. Ha fatto tanto di chiavi con Renga contro Savio Vurchio e mo c'è che la canzone lì. Che neanche lui si accocchiava con le note. Non...
qui non c'è mai nessuno. No, ma quella di ieri non mi è piaciuta. Sempre, sempre mi dimentico, dimentico di te. Sempre mi dimentico. Ma questa non è la, cioè quella che hanno mandato in onda ieri live. Ma questa è la registrata. È in studio, e grazie. Non c'è niente. Sei lo stupore. Mi sono meravigliato perché mi aspettavo che Savio Vurchio scrivesse. Ma Savio è un signore, non le fa queste cose. No, io poi l'ho scritta ieri su Facebook, ho messo un post dove ho scritto: beh, Savio, di qualche cosa su Renga. Ha messo soltanto questo smile. Va bene, comunque. Abbiamo, Silvia, stavo pensando, sai che cosa? Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima. Allora, se da Bari prendono un sacco di voti per colpa tua, sono stato io. Tanto vinceranno Sanremo. Beh, poi l'ho detto. Musica leggera nel silenzio assordante. Anche perché, ehi, Silvia, Renato, è una canzone che racchiude. Che racchiude gli anni 80, se vogliamo. Anni 80, anni 90. E Tommaso Paradiso mo se l'è preso in bacio un as, perché lui pensava di partecipare, perché lo so, lui ha partecipato tra tutti quelli che sono stati scartati, tra cui noi pure, la Rimbamben, e secondo me ha portato un brano simile, che però non ha fatto, non ha dato il là. Stato scartato, non penso, sì, sai, sì, come sì. La guandavano Paradiso? No, secondo me sì. Filoni, e immagino già sia Fiorello che Amadeus sabato sera, quando diranno: allora vince la 71esima edizione del Festival di Sanremo con la Pesce e Di Martino. Tu sei scordato Di Martino e con la Pesce. Renato, dobbiamo chiudere già. Vabbè, ci vediamo domani, mi raccomando, stasera seguiteci sempre in replica dalle 19 alle 20 col Ciardatano. Ci vediamo domani, vai vai. Niente. Sopra Facebook il Ciardatano. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.